fila di ioni in cristallo. Le onde prodotte sull'acqua si muoveranno verso il modello. L'onda incidente raggiungerà successivamente tutti i piani. La cosa importante è l'angolo sotto cui l'onda entra nel cristallo. Se l'onda incidente forma col piano un angolo tale che le onde di fase si sommano gola su gola, allora otteniamo un'onda riflessa intensa, cioè interferenza costruttiva, proprio quello che avviene ora. Osservate come è evidente l'onda riflessa che si allontana dal modello in basso a destra dello schema. La condizione per avere interferenza costruttiva dipende dall'angolo formato dall'onda incidente con i piani del cristallo. Solo sotto determinati angoli si ha interferenza costruttiva. Ora abbiamo uno di questi angoli, facciamo un segno di riferimento. Se cambio l'angolo così, le singole riflessioni si annullano a vicenda ed otteniamo un'onda riflessa debolissima. Quando mi riporto all'angolo giusto, riottengo un'interferenza costruttiva, un'intensa onda riflessa. Nell'esperimento con i raggi X, riusciremo a rivelare l'interferenza nella riflessione sul cristallo di fluoruro di litio. Ecco lo schema complessivo dell'esperimento in questo disegno. Il fascio di elettroni nel tubo a raggi X colpisce l'anodo e vengono emessi i raggi X. Essi incidono sul cristallo sotto un angolo beta. Vengono riflessi sotto lo stesso angolo ed entrano in un contatore di Geiger. L'uscita del contatore di Geiger è collegata ad un contatore elettronico di input. Quello che noi faremo in questo esperimento è di variare l'angolo beta per trovare quei particolari angoli in cui si ha interferenza costruttiva nelle onde riflesse. Ora facciamo l'esperimento. Quando ruoto questa manopola, vario l'angolo teta tra le onde incidenti e il cristallo e tra le onde riflesse e il cristallo. Osservate le lampadine del contatore di impulsi e gli scatti. Si ha uno scatto del numeratore ogni 74 impulsi. L'intensità sta crescendo. Mi fermerò ad un massimo. Questo corrisponde all'interferenza costruttiva delle onde riflesse. Se mi allontano da questo punto, l'intensità cade. Ed ora continuo a variare l'angolo.